Intentando. Correvano gli anni 60 e purtroppo ho incominciato il mio secondo esilio perché già in Argentina cominciava l'onda mortale dei militari assassini che avevano come idea fissa praticamente trasformare questa terra in un paese de desaparecidos, di scomparsi, desaparecidos. Sono stati, dopo, sommando gli anni anche successivi, 30.000 persone morte, assassinate, torturate, vittime di questi governi, per chiamarli così, questi disgoverni dei militari argentini. E io sono dovuto andare via dal paese con tanti altri intellettuali, poeti, artisti, musicisti, gente, lavoratori, gente semplice. E sono ritornato in Italia che in un qualche modo era la mia seconda patria perché era lì che avevo anche fatto il centro sperimentale, era lì che il mio primo film, Los Inundados, aveva vinto il premio per la prima a un festival di Venezia. E quindi, niente, la vita è dovuta ricominciare da capo un'altra volta. E come sempre che la vita ricomincia, ricominciano i progetti. E uno di questi progetti è stato giustamente un film, che altro poteva essere il mio destino, un film, un altro film. E questo film era Mal d'America. Mal d'America, che l'ho fatto un po' come un recupero della memoria, pensando anche, ripensando un po' anche alla mia vita, che poi non era la mia vita specifica, ma era la vita di uno di tanti argentini, di tanti abitanti di questo paese, perché era la vita del nipote di un italiano, in questo caso un italiano praticamente del sud dell'Italia, insomma, che a causa dei moti anarchici del Matese era dovuto andare via da Argentina, cioè l'hanno preso i carabinieri, era uno dei moti anarchici dell'epoca, sto parlando del 1880 più o meno, e lì l'hanno messo su una nave, espatriandolo, con le manette al polso, che l'ha portato in Argentina come l'avrebbe potuto portare negli Stati Uniti, in Nord America, nord e sud, erano sempre punti di e sbarazzarsi da questa immondezza umana per loro, no? Che invece sono diventati la ricchezza dei paesi dove sono arrivati. Perché infatti questa gente, questi famosi emigranti per l'Italia, immigranti visti dall'Argentina, sono quelli che hanno costruito, fabbricato con le proprie mani la ricchezza di questo paese, insieme a immigranti da tanti altri paesi, spagnoli, arabi, turchi, jugoslavi, francesi, svizzeri, insomma. Era un po' un mondo che ricominciava da capo qui. E lì io racconto nel film la storia di questo nonno che viene espulsato, mandato via dall'Italia. E arriva la Pampas, grandiosa, immense Pampas argentina, ancora fertile, ancora vergine, dove incomincia la propria vita. C'è una scena molto bella quando lui dorme con la sua moglie, la nonna Maria, e guardando il cielo lei piange, perché ovviamente sente la solitudine, la mancanza di un paese che ha lasciato indietro, e lui le dice più o meno così, dice, non piange Maria, qua l'unica cosa, guarda in alto, e incomincia a imparare di nuovo le stelle, guardando la Cruz del Sur, cioè la Croce del Sole, che è la costellazione
che domina tutta questa parte dell'emisfero sud. La storia racconta la storia di tre generazioni, i nonni, poi i figli che già sono argentini senza sapere molto bene cosa vuol dire questo, e poi i nipoti, che in un qualche modo è la generazione a cui appartengo io. Questo è il film, in poche parole. Nipoti che già tentano, cercano di capire già in un modo più cosciente dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, non soltanto anagrafico, dal punto di vista del progetto, che cosa vuol dire essere un argentino. Arrivato in Italia, ritrovo un carissimo amico mio, che è conosciuto, già con cui avevo stato amicizia nella prima epoca, che era niente di meno che Vasco Pratolini. Vasco Pratolini è un scrittore unico, l'Italia l'ha un po' rimosso ingiustamente, forse nemmeno un po', molto rimosso in questi ultimi tempi, ma un grande scrittore, un scrittore praticamente con la sua visione del mondo, una visione post-gramsciana, però con grande libertà, diciamo così, che veramente era arrivato a capire, questo l'ho capito anche io stando con lui nella sua vita quotidiana, tutti i giorni, le chiavi di un'Italia che poteva lo stesso andare, diciamo, verso un'apertura di progresso che verso una situazione di retrocesso, come poi di fatto in un qualche modo parlo dal punto di vista del progetto, è successo. No, praticamente una visione, un'Italia portatrice, una visione di sinistra, molto aperta, molto ampia, culturalmente molto ricca, che in un qualche modo implicava anche un cambio futuro e per il quale era stato anche così, diciamo, un punto di riferimento per il resto della cultura, non soltanto europea, ma anche in generale, e molto per noi latinoamericani, che infatti siamo arrivati in Italia anni prima per fare del neorealismo il nostro punto di partenza per una nuova cinematografia che poi si chiamaria il nuovo cinema latinoamericano. Insomma, lavoriamo con Vasco, gli propongo di fare questa cosa, lui è d'accordo, e lavoriamo in una sceneggiatura che si chiama Mal d'America. Questa sceneggiatura, per un film che poi non è stato mai girato, per tante cose che adesso non posso raccontare in pochi minuti, ma con varie successive possibilità di concrezione che poi diventavano fantasmagoriche, a un certo punto noi concretiamo il progetto del film di Mal d'America, che è la sceneggiatura che adesso questa casa di produzione porta a compimento in un libro piccolo ma molto sobrio, molto ben curato, molto elegante, grazie anche alle cure di un carissimo amico che è Goffredo De Pascal, giornalista, il quale dà a questo libro un senso, una coerenza di edizione, diciamo, insieme a Didi. Mal d'America, per finire, perché devo parlare relativamente poco di questa cosa adesso, per finire è questo progetto di film che, non essendo arrivato mai a essere un film, diventa un libro. Una sceneggiatura, un film scritto, diciamo così, non è l'unico film che ha avuto questo destino, sono stati anche altri che hanno sofferto lo stesso destino, e che comunque resta lì come un documento, sia non soltanto a titolo personale, il che conta fino a un certo punto, perché, ma come riflesso di quello che è successo nella storia di tre generazioni, in questo caso di un'ultima generazione contemporanea, ma che non è soltanto la storia argentina, perché di riflesso, così come in uno specchio concavo convesso puoi vedere due realtà, vedi anche la realtà di un'Italia di quell'epoca, un'Italia fondata sui canoni di futuro, di speranza, di progresso, e una storia che è la storia dell'oggi.
molto, non voglio aggiungere molto di più, voglio dire soltanto che comunque sono felice, sinceramente, che questo libro sia venuto fuori perché questo lavoro resta, almeno in un qualche modo, così come da partenza di dominio pubblico, perché sia conosciuto da altri e perché ancora non è detto, nonostante i miei 85 primavere, che possa ancora arrivare a farlo. Si perde tutto, quasi tutto, per una sola cosa non si perde, ed è l'speranza, cioè speranza, ma non in un senso così gratuito o semplicemente illusionistico, ma speranza in un senso di non mollare, in un senso resistere. E se l'Italia qualcosa ha capito al suo tempo è stato quello di una resistenza culturale, politica, morale, e in queste chiavi di tipo etico, morale, etico, di questo tipo, etico, una chiave etica e estetica, e che veramente è stata costruita tutta una cultura della quale questo film è una delle tante espressioni possibili. E finisco proprio pensando in questa chiave e ricordandoci delle parole bellissime di una canzone anarchica italiana, proprio dell'epoca nella quale il nonno è partito per questo futuro di speranza, che dice più o meno così nelle sue due prime righe. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà. Pum, 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 pum.